I bersaglieri sono una specialità dell'arma di fanteria dell'esercito italiano, chiamati così proprio perché ne facevano parte degli uomini addestrati al tiro di precisione con fucili a canna rigata. I bersaglieri sono conosciuti in Italia e tutto il mondo proprio per la loro caratteristica, la loro particolarità più importante, ed è quella del passo di corsa. Il passo di corsa che ben si rappresenta con lo svolazzo delle piume del proprio copricapo. Infatti, il cappello piumato è il simbolo del corpo dei bersaglieri. La fondazione del corpo dei bersaglieri è affidata ad Alessandro Ferrero La Marmora, meglio conosciuto come Alessandro La Marmora, appartenente alla famiglia della Marmora, famiglia importante e ben inserita nel contesto storico del Risorgimento italiano. Figlio di una famiglia così importante, lui non poté che essere anche un giovane diligente negli studi e portato particolarmente alla scienza. Infatti è sua l'invenzione di un nuovo fucile a retrocarica che venne poi affidato all'uso del corpo dei bersaglieri da lui fondato. Si dedicò inoltre anche allo studio di nuove metodologie per la difesa dei confini nel territorio biellese e non poca fu la propria attenzione nei confronti di tutto il panorama risorgimentale italiano. La prima proposta per la fondazione di un corpo di bersaglieri avvenne nel 1831, ma poi nel 1835 diede al re Carlo Alberto di Savoia una cosiddetta proposizione per la fondazione di una compagnia di bersaglieri e modello di uno schioppo per loro uso, affidando al luogotenente Giuseppe Vaira il compito di vestire la prima uniforme bersaglieri e dando allo stesso Vaira poi il titolo di primo bersagliere. Tant'è vero che ancora oggi in modo gergale il copricapo piumato dei fanti viene chiamato Vaira. Il 18 giugno 1836 il re inserì nell'armata del Regio Esercito una compagnia di bersaglieri. Infatti i bersaglieri poi, inseriti nell'esercito italiano, parteciparono agli eventi bellici del Risorgimento italiano, dalla battaglia del Ponte Goito del 1848 fino alla più famosa breccia di Porta Pia del 1870 a Roma. Il generale La Marmora volle creare un corpo non solo dedito all'arte militare, ma anche che avesse dei valori fondanti, avesse uno spirito unico e utile a vincere la propria caratteristica, vincere le paure, vincere la difficoltà della battaglia, ma il suo intento era quello di creare un corpo unito. E proprio per questo diede vita a un decalogo, 10 regole che i bersaglieri dovevano rispettare e non solo, dovevano far proprie, dovevano vivere la propria vita rispettando queste 10 regole. La Marmora infatti dice: obbedienza, rispetto, conoscenza assoluta della propria arma, molto addestramento, ginnastica d'ogni genere sino alla frenesia, cameratismo, sentimento della famiglia, rispetto alle leggi ed onore al capo dello Stato, onore alla patria, fiducia in se stessi fino alla presunzione. Sono questi i valori con cui la Marmora istruisce i propri bersaglieri e i propri bersaglieri li vede protagonisti, come già detto, negli eventi bellici più importanti del Risorgimento. Senza dimenticare poi l'attenzione agli studi dello stesso La Marmora, che non fu solo un riformatore dell'esercito nascente dello Stato italiano, ma fu anche un
attento studioso di quello che era a lui più vicino, e infatti i suoi sono anche i trattati sull'esercitazione di tiro ad uso dei volontari, un trattato anche sulle istruzioni provvisorie per i bersaglieri, fino al 1854, in cui il generale La Marmora, dedicatosi all'assistenza ospedaliera per i malati dell'epidemia di colera che colpì Genova proprio nel 1850, il generale scrisse un trattato dal titolo Cholera Morbus, proprio per la sua predilezione del mondo scientifico. E questo suo attaccamento al mondo della scienza rende il corpo dei bersaglieri e i bersaglieri stessi un corpo dinamico, un corpo dedito alla novità, alla modernità, all'utilizzo di tecniche militari moderne, e quindi non poté che essere anche il corpo ricordato per il passo di corsa. Il passo di corsa nato da uno spirito quasi goliardico ed intraprendente proprio durante la breccia di Porta Pia, quando al comando di carica verso la porta i bersaglieri partirono in una corsa quasi entusiasta, e questa corsa poi divenne il simbolo e il tradizionale passo di corsa dei bersaglieri. Sicuramente da non dimenticare è la caratteristica fanfara dei bersaglieri, che assieme al cappello piumato e al passo di corsa diventano il simbolo di questo corpo dell'esercito italiano. La nascita della fanfara viene fatta risalire il 1 luglio 1836, a pochi giorni dopo dalla fondazione del corpo stesso. Infatti un gruppo di trombe uscì assieme a un reparto dalla caserma Ceppi di Torino, e da lì, proprio per atto di costituzione, vennero inserite nelle compagnie bersaglieri 13 trombe e un caporale trombettiere. Dalle riunioni di addestramento di questo piccolo gruppo di trombettieri nacque la fanfara. La fanfara, adibita proprio al scandire le musiche dei commilitoni in armi, poi col passare del tempo divenne un reparto proprio ed autonomo, fino ad arrivare poi all'utilizzo di altri strumenti, pur sempre appartenenti alla famiglia degli ottoni. Sicuramente degno di nota è il cappello piumato, simbolo indiscusso dei bersaglieri in tutto il mondo, proprio per la sua unicità tra le forze armate del mondo intero. E il copricapo dei bersaglieri nasce assieme a loro il 18 giugno del 1836, calzato la prima volta dal luogotenente Vaira. Sul cappello dei bersaglieri nasce una letteratura popolare, possiamo chiamarla così, proprio tra i bersaglieri e la tradizione che si tramandano questi militari da allora sino ad oggi, e questi racconti vanno a centrare proprio il motivo per cui viene calzato a tre quarti. Si dice che sia utilizzato in questo modo proprio per avere sull'occhio destro l'ombra idonea a mirare di precisione col fucile, o si dice anche che sia stato indossato in questo modo dal Vaira stesso, in modo quasi bizzarro, in modo quasi goliardico, e che la Marmora abbia accettato questa calzata proprio perché dava, a suo dire, un'aria sbarazzina. Non possiamo avere informazioni certe su questo. Fatto sta che dal 18 giugno 1836 ad ancora oggi il cappello piumato, la Vaira o il Saturno, a seconda del nome che gli si vuole affidare, viene calzato a tre quarti, calando il copricapo sull'occhio destro. Il copricapo è un copricapo nero a falda larga,
con un piumetto. Il piumetto è il simbolo caratteristico per eccellenza. Il piumetto è costituito da piume di gallo cedrone e nel 1836 fino al 1871 differiva tra il piumetto degli ufficiali e il piumetto di sottufficiali e truppa. Infatti il piumetto degli ufficiali era di colore verde, mentre il piumetto della truppa e dei sottufficiali era di colore nero. Dal 1871 in poi il piumetto diventa nero per tutti i gradi appartenenti al corpo, quindi dall'ufficiale al bersagliere semplice. Il piumetto non ha un numero particolare di piume, ecco, ce ne sono di varie misure fino ad arrivare a quelle oggi fuori ordinanza che raggiungono anche le 1000 piume. Sicuramente il piumetto, essendo simbolo del corpo, viene applicato in tutti i copricapi, anche quello tattico, ecco, l'elmetto tattico militare coordinato con le mimetiche utilizzato durante le operazioni militari porta un piccolo piumetto di 50 piume, ecco, un semplice simbolo per distinguere il soldato di fanteria dal bersagliere che indossa l'uniforme. Caratteristico, come tutte le forze armate dell'esercito italiano, è il fregio dei bersaglieri. Fregio dei bersaglieri che si uniforma nel 1848 in un corno con nappe poggiato da due moschetti incrociati. Al centro del corno c'è una granata con collo sormontata da una fiamma a sette lingue ripiegate a sinistra, inclinata e fuggente, come se fosse mossa dal vento per la corsa dei bersaglieri, quindi un sinonimo di impeto e di velocità. Al centro si trova la granata, dove trova posto il numero del reggimento in cui si presta servizio. Il fregio inoltre viene accompagnato da una coccarda tricolore che fa da sfondo al fregio stesso posato sul cappello piumato, sulla vaira. Il bersagliere oggi viene ricordato durante le celebrazioni e le manifestazioni tipiche di questo corpo, come il raduno nazionale organizzato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri, e quando il bersagliere, accompagnato dalla propria associazione, ricorda gli eventi bellici ai quali è particolarmente legato, come il Ponte Goito. Tante sono le celebrazioni, tanti sono i momenti in cui i cittadini italiani ringraziano questo corpo per l'attività profusa e anche per lo spirito goliardico che li contraddistingue. Quando sode all'interno di una città, di un paese, il suono delle trombe, della fanfara, questo sicuramente porta un tono di allegria, un tono di spirito, e tutti sognano di poter partecipare alla grande corsa dei bersaglieri. È uno spirito importante, uno spirito particolare, uno spirito di grande attaccamento alla bandiera, grande spirito di amore verso il prossimo ed amore verso il proprio Stato. E inoltre molto particolare il decimo comandamento del Decalogo di La Marmora, in cui lui stesso dice: fiducia in se stessi fino alla presunzione. Un monito importante in cui oggi noi tutti dovremmo credere in noi stessi per portare avanti i valori dell'Italia, portare avanti i valori che i nostri padri e le nostre famiglie ci hanno insegnato.